La storia che sto per narrarvi ha dell'incredibile. Il 23 giugno io avevo una vita. Prima che Johnny Creek mi inviasse un messaggio con scritto «Zamp, ho scoperto un nuovo gioco per cellulare. Ti succhierà via l'anima. Giocherai dall'alba al tramonto». Al che io gli dissi «Dai Johnny, cosa vuoi che sia? Un nuovo gioco così? Zamp, scaricati Dungeon Hunter 5». Al che scaricai questo gioco. Dal 23 giugno ad oggi la mia vita è finita. Non mi sono più staccato da quel telefono. E se lo sto facendo adesso è perché ho deciso di suicidarmi. È stato bello conoscervi tutti. Ebbene sì ragazzi, alla fine ci ho ripensato, non potevo uccidermi, quindi eccoci qui con il video su Dungeon Hunter. Vi esorto fin da subito a lasciare un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 10.000 perché in questo video, ragazzi, accetto la sfida di Johnny Creek, che mi aveva appunto sfidato ad un nerding estremo cercando di raggiungere il suo livello. Lui al momento è al 29 se non sbaglio, mentre io sono arrivato al 20-21 credo. A sua volta Gabbo dovrà subire questa sfida e dovrà nerdare in maniera estrema per cercare di raggiungere prima me e poi Creek. Dunque, eccoci qui, siamo nella cosiddetta arena sociale o quello che è, nella quale appunto possiamo comprare potenziamenti per il nostro personaggio oppure per la nostra fortezza. Il bello di questo gioco è che pur essendo gratuito è infinito, cioè è varissimo sia dal punto di vista delle missioni che della possibilità di personalizzazione dei vari equipaggiamenti, dell'allestimento della propria fortezza che vi faccio vedere qui. Allora, che cos'è la fortezza? È essenzialmente un luogo che noi dobbiamo difendere, la nostra casa per così dire. A difesa di questa fortezza possiamo mettere vari mostri, tipo queste bestie che ho messo io, in quanto altri giocatori online possono attaccarci, in quanto magari vogliono rubarci i soldi, e noi glielo impediamo in questa maniera. Adesso, il bello di questo gioco è che è molto sociale, quindi io vorrei farvi vedere qual è il mio codice amico, tanto mi trovate sempre connesso perché ci nerdo continuamente, e quindi il mio codice di riferimento, eccolo qui, AFD1FD, voi basta che mi aggiungete da dove sono andato io, e potrete giocare, se io sono online, con il mio fantasmino, cioè se in una missione avete bisogno del mio aiuto, se io sono online potrete giocare in mia compagnia, tra virgolette, perché al posto mio giocherà il computer, ma comunque ci sarà il mio omino che giocherà insieme a voi. Qui ci sono, ecco, i due profili di Johnny e Gabbo. Vediamo Johnny livello 29, che ha un omino mostruoso, cioè guardate che roba, livello 29, attacco 2097, difesa 1859. Gabbo invece si deve dare un pelino da fare perché vabbè, io ci ho nerdato tipo troppo da quando me l'ha detto Johnny, però ecco, la sfida è proprio questa, dobbiamo nerdare tutti come le bestie. Dunque io direi di iniziare con una missione sul giocatore singolo. Vedete che, cioè, io dal 23 ho già fatto praticamente 32 missioni, tantissime, e andiamo avanti cercando magari di non spoilerarvi nulla della storia. Ecco qua, missione 31, saltiamo i dialoghi così non vi spoilerò nulla, ed ecco, qui c'è il mio omino, attacco 1769, difesa 1213. Il bello è che c'è una personalizzazione infinita, cioè tipo se io vi voglio far vedere adesso le mie nuove sciabole dell'arcangelo, che sono devastanti, ve le faccio vedere, eccole qui. Oppure c'è la mia armatura che protegge 1012, cioè ho delle robe abbastanza devastanti. Poi i tre tondini di là sono quelli degli attacchi magici. Allora adesso ci scegliamo un alleato per questa missione, perché più si va avanti più le missioni diventano difficili, più si ha bisogno di alleati forti che ci sostengano appunto. Quindi adesso partiamo. Ok, tocca lo schermo per continuare. Eccoci qui, siamo atterrati in cosa? In un'oasi, cioè guarda che figata. Trova modo per raggiungere la tana del Geonodonte. Che cosa sia un Geonodonte io non ne ho idea. Comunque il bello di questo gioco veramente è che pur essendo gratuito è strafluido, c'ha una varietà infinita sia di location che di nemici, cioè vedrete adesso mentre gioco, e veramente è troppo fluido anche quando avete 15 avversari addosso e scagliate 30 attacchi magici diversi. Non ha mai cali di frame, niente del genere. Guerriero Ashkan, come osi avvicinarti alla tana del Geonodonte? Io faccio il cazzo che mi pare, morite tutti, merde. Ok, ecco qui il mio nuovo attacco di fuego, mi venite addosso in 4, che problema c'è con le mie sciabole dell'arcangelo? Vi apro in 30 pezzi, grazie mille, datemi tutti i vostri cosetti di quarzo che servono
servono essenzialmente, ma questo sta combattendo da solo, diamogli una mano. Il quarzo serve essenzialmente a far evolvere dei componenti del nostro personaggio, tipo armature o anche i difensori della nostra fortezza. Cos'è sta bestia? Un boss? Stai scherzando? Io dovrei buttar giù sta roba. Ah, Geonodonte, stai scherzando? Io come l'ammazzo questo? Guarda quanto è grosso, aiuto. Ok, cominciamo a dargli, la madonna quanto gli tolgo con le mie sciabole dell'arcangelo. Dai amicone, che l'abbiamo già ucciso, vai vai vai. Oh merda, no, questo mi magna, fammi andare via. Oh, non posso strisciare? E allora ti colpisco con i miei attacchi magici, dai. Oh, devi morire. Oh, alleluia, l'abbiamo ucciso. Ecco, questa missione è stata merda, sto morendo, è stata abbastanza breve perché in teoria io ho delle armi un po' overpower, cioè se avessi avuto delle armi normali ci avrei messo molto di più. Comunque le missioncine durano tutte intorno ai 5 minuti, questa è stata molto corta, infatti ne facciamo un'altra. Ok, eccoci qui con un'altra missioncina, distruggi gli intrusi Ashken che occupano la fucina, bene, dobbiamo massacrare. Oh, che cosa sono queste tagliole del cazzo? Mi hanno mezzo che ucciso. Oh, 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 porca puttana. Oh, mi hanno massacrato. Ok, abbiamo aperto la grata, vediamo di scendere, la madonna, ancora ste... Basta ste seghe. Allora, scendiamo giù così, così. No, 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 no. Mamma mia. Oh, mi stanno massacrando. Ammazziamo sta bestia, supervisore, grande. Oh, mi vuoi fare una Cristo di capriola? Scendi ancora. Dovrei arrivare lì sopra io. Ah no, ok, da lì mi sa che scendono queste bestie infernali. Benissimo, non c'è problema, sono qui per massacrarvi. Morite tutti. Il mio omino è troppo forte per voi. Non avete scampo. Merda, ma quanti sono? Attacchi magici a gogo. Via, 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 via. Stammi lontano, sanguinatore. Dov'è che stai? E mori. Ah, il bello del gioco poi è che potete anche all'inizio proprio della vostra avventura scegliere in che modo giocare, cioè potete scegliere se giocare con le lance, con le doppie sciabole, con lo spadone che fa più danno ma è più lento, insomma le classiche personalizzazioni, ma comunque potrete anche cambiarle poi una volta che siete già in game. Tipo io avevo cominciato con l'omino con la lancia e poi potete cambiare set e adesso ho quello con le doppie spade. Insomma, vi lascia molta libertà di scelta questo gioco. Ok ragazzi, ci siamo quasi, siamo, ecco, vabbè, spariamo a questi tipi che non hanno ancora capito. Ma io come dovrei fare a passare di là? Cioè, ah grazie, doveva scendere il ponte. E morite, dai, volete attaccare me? Non avete capito niente. Il bello è che è una droga, perché quando voi progredite di livello, tutte ste robe che vi fanno aumentare il personaggio, cioè voi non riuscite a farne a meno, dovete continuare, continuare fino a quando non vi esplode il cuore. Sì, ma io dovrei andare avanti qui, come faccio? Ah, ci sono ancora nemici, scusa amico, ti avevo lasciato... Sai che il mio alleato è morto per combattere questi, perché non so così facili come sembrano, sono abbastanza rognosetti, eh? Anche con queste armi non è facilissimo ucciderli, quindi pensate un po' voi! Azzardate a ammazzarmi, eh? Dai zio, che tanto ormai il mio alleato è andato. Devo fare tutto da solo. Madonna, che è sta bestia? Succuba, no? Questi sono fortissimi. Stai, sono pure due! Toh, attacchi magici a Goku. Non vedevo manco nulla, che c'avevo quell'affare davanti. Dove sono? Dove sono andati? Ah, eccoli ancora. E crepate! Prendetevi i miei attacchi infuocati. Ok, una sta andando, morta, perfetto. Bene, abbiamo sbloccato un altro passaggino. Aiuto. Sti arcieri maledetti mi fanno girare le palle. Cosa spari? Cosa spari, supervisore, che non sai fare niente? Ok, spacchiamo tutto perché può sempre esserci qualcosa nascosto sotto questi affari. Bene, in tutto questo ci sono miriadi di nemici e io devo ucciderli da solo perché il mio alleato è morto. Ma vi sembra fottutamente giusto? Poi queste che bestie sono? Io non l'ho mai incontrato. Aiuto, aiuto, massacriamo tutti. Tutti, l'obiettivo è solo uno. Questi hanno uno scudo, mi sa che non li posso... Oh cazzo, quanti sono? Aiuto, 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 la vedo dura qua, la vedo dura, la vedo dura. Madonna, sto spaccando tutto, tutto, tutto. Ok, abbiamo distrutto gli scudi. Ma questi sono ancora lì dentro. E mori. Oh, alleluia. Scudo fraggato. Sa che ora ci manca. Affronta e distruggi il mastro della forgia Ashen. Sì, come salgo? Ah, ci sono le scale. Vabbè, io andavo in culo quando ci sono le scaline qua. Dove sei, bimbo? Oh, merda. Despota della fucina. Oh, come starà? Stai scherzando? Via di attacchi magici. Oh, e vaffanculo. Ok, lui è andato. Questo... Lo spirito. Dobbiamo ammazzare lo spirito. No, 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 no. Se no si risuscita. Ok,
cazzo, ok, l'abbiamo distrutto. Benissimo. Perché molti nemici su questo gioco hanno uno spirito che poi esce dal loro corpo e dovete ucciderlo prima che rientri nel corpo. Perché se no, giustamente, lo resuscita, giusto per fare le cose un po' più difficili. Adesso apriamo il forziere e abbiamo finito la nostra missioncina. Mi piaceva farvi vedere una missione in compagnia di uno dei ghost, di Johnny o di Gabbo, ma purtroppo sono offline entrambi, quindi non li posso usare. Comunque vi ricordo di controllare in descrizione, perché ci saranno i link ai loro video per vedere se Gabbo riuscirà a sostenere questa sfida e se Johnny non sarà rimasto impaurito dalla mia performance. Vi lascerò sotto anche il link in descrizione per scaricare il gioco. Vi ricordo poi di aggiungere il mio codice di riferimento per poter giocare in mia compagnia. E adesso vi volevo far vedere un po' la fortezza. Ecco, questa è la mia fortezza, e visto che ci siamo, a questo punto io attaccherei anche una fortezza avversaria. Quindi battaglia, vediamo un po', attacchiamo uno di livello, voglio fare il gradasso, 25, uno di livello abbastanza più alto del mio, e vediamo se riusciamo a conquistarla. Ok, ci siamo, eccoci all'interno della sua fortezza. Cos'è quel nemico in mezzo? Non l'ho mai visto, questo mi fragga sicuro. Mi devasta malamente, quindi cominciamo subito con gli attacchi magici. Merda quanti sono. Ok, massacriamoli tutti, tutti, tutti. Cos'è quella? Una maliarda, non so. Si sta... Oh, è fortissima, mi sa. Si sta teletrasportando tipo troppo velocemente. Evocatore delle braci. Che fa? La grigliata. Oh, oh. Vieni qua, puttana. Ok, l'ho uccisa, mi sa. Credo di averla uccisa. Non so se ci sono altri nemici. Sì, eccone uno. L'ultima sua guardia. No, c'è un'altra anche dietro. Vieni qua, che tanto sei una pippa. E adesso tocca a lui, signori, al signore di questa fortezza, che sarà sicuramente controllato dalla CPU, ma vedremo un po' se sarà in grado di battermi oppure no. Eccolo lì che siede sul suo trono, sembra un cinesino. Dai, spariamogli addosso tutta l'energia magica che abbiamo, poi addosso e attacchi corpo, vai. Cazzo, questo scappa, oh. Vieni qua e crepa, l'abbiamo distrutto, però un pochino mi ha ferito, via. Adesso gli apriamo il forziere e lo deprediamo di tutte le sue ricchezze. Oh, attacco riuscito, perfetto. Guardate qua, i soldi, il quarzo, tutto mi ha dato. E vabbè, bene così. Ebbene ragazzi, io direi che questo video può finire qui. Io spero vi sia piaciuto. In caso di sorto, come sempre, lasciare un bel mi piace, un commento, e se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.